questa considerazione per gli italiani chissà è un po' diminuita proprio per loro essere più, come dire, aver alzato un po' di più la voce e non vederci più tanto come quell'esempio da seguire di una volta, a parte perché poi con il tempo le notizie che sono arrivate sempre dall'Italia sono nefaste. E se il buongiorno si vede dal Davidino, devo dire che è proprio un buon giorno, eh? Caro iscritto al mio canale, io ti avevo detto, occhio, non mi fate ste battute perché se mi piacciono io le compro e poi le rivendo subito, e l'ho già subito rivenduta. Se il buongiorno si vede anche stavolta dal mattino, guardate che bello, questo è uno degli ultimi baluardi di Denia andando verso, si può dire, verso sud, questo ristorante che è a picco sul mare. Tra l'altro stamani fa una giornata sì, leggermente velata, ma solo vi sto dicendo, mi guardate che sono in manica corta, vi sto dicendo che ci sono niente più niente meno che 25 gradi. Raga, siamo sempre alle solite, qua per fare un video senza occhiali da sole me la devo proprio giocare, me la devo ingegnare. Tanto godetevi questo lusso, vi ripeto, opla. Oggi 22 febbraio, sono esattamente le 11 e quasi le 12, 25 gradi, cioè vi faccio vedere, ma una giornata così, poi qualcuno a me le domanda, oh ma come mai, anche con accento livornese, oh ma perché sei bello abbronzato in questa maniera, perché sono bello abbronzato in questa maniera, perché? Vengo innanzitutto a fare i video per i miei bimbi del tubo, e secondo, la mia casa è esattamente esposta al sole quasi H24 e c'ho proprio la terrazza. Speriamo che le vibrazioni di questa, perché ho poggiato il treppiedi su questa panchina, su una panchina, e quindi ho la terrazza che dà al sole tutto il giorno. Io mi metto là, mi faccio un caffeino la mattina, mi metto lì, mi faccio un altro caffeino a mezzogiorno e mi metto lì e sto come un picchio al sole. Andiamo al succo del discorso, prima di inforcare i miei fantastici occhiali da Top Gun, perché tanto succederà, me lo vedo arrivare, perché sento proprio che il sole mi sta sdiantando questa parte qua, e arriverò a casa praticamente come se avessi messo la guancia destra su una piastra. Oggi è argomento in teoria light, però sarà molto crudele e sarà molto polemico, perché sì, è vero che io non parlo mai, e lo sapete, dell'Italia nei miei video, ma parlo solo della Spagna. Parlo della Spagna e della mia vita in Spagna, di quello che succede in Spagna, di quello che si cuoce in Spagna. Ma visto che il canale è in italiano, rivolto all'Italia e agli italiani, dal momento che il sottoscritto vi descrive la vita di un italiano in Spagna, vorrei anche farvi capire un po' com'è la relazione della Spagna, degli spagnoli nei confronti del, non tanto dell'Italia, bensì degli italiani. Qual è il livello di accettazione della Spagna, degli spagnoli nei confronti degli italiani? Come ci vedono? Come ci trattano? Quali sono i nostri rapporti? Qui, onestamente, avendo anche vissuto in un altro paese che è stata la Gran Bretagna, appunto, posso fare tranquillamente un paragone schiacciante, ma comunque credo che non sia neanche necessario ora ricordare anche la vita che ho fatto a Londra. Basta intrattenersi ad avere delle relazioni con gente proveniente da molte parti d'Europa e del mondo per capire il profilo dello spagnolo anche dal punto di vista delle sue relazioni proprio con il mondo esterno, fra virgolette. In primis, per ritornare un po' alla loro mentalità così tollerante, così aperta, così ben predisposta, a parte questo livello di tolleranza che loro hanno proprio per indole, devo dire che nei confronti di noi italiani, sempre parlando in generale, hanno avuto una anche migliore predisposizione, più per noi che per altri popoli, per altri stranieri. Noi siamo un po'
i cugini, no? D'oltre frontiera, siamo i vicini d'oltre frontiera. Per esempio, i francesi sono loro confinanti, ma gli spagnoli non hanno la stessa considerazione dei francesi come l'hanno nei confronti degli italiani e neanche dei portoghesi. Ad esempio, i portoghesi sono proprio veramente cugini, quasi come fratelli. In Spagna sì che amano tutto quello che proviene dall'Italia e comunque ci rispettano anche, rispettano l'italianità e l'italiano. E lo sto dicendo in maniera abbastanza light. Adesso passiamo a spargere merda direttamente. Passiamo a dirne di tutti i colori. E mi riferisco al fatto che io posso parlare con cognizione di causa proprio per una esperienza qui sul campo di battaglia. Devo dire che da quando io sono arrivato esattamente 18 anni fa e sulla base anche di esperienze di amici che io ho qua, italiani, che sono qua da quasi 40 anni, le cose, bimbini, sono notevolmente cambiate, o notevolmente, sono un po' cambiate, non voglio esagerare. Per due fattori, secondo me, abbastanza essenziali. Non ne elenco di più perché non c'è bisogno. Partiamo dal fattore numero uno. Le cose sono cambiate perché lo spagnolo, secondo me, ha sempre vissuto, fino a abbastanza tempo fa, con un complesso di inferiorità rispetto, lasciamo perdere altre popolazioni europee, ma anche proprio nei confronti dell'area mediterranea. Hanno sempre sofferto un po' di un complesso di inferiorità che loro non erano mai abbastanza, non erano mai sufficienti, non avevano queste doti e queste qualità, per esempio, dei famosi cugini più vicini che siamo noi, che siamo gli italiani. E loro stessi lo ammettevano e non si elogiavano tanto, loro stessi erano sempre coloro che in cambio rafforzavano questo complesso di inferiorità dicendo gli spagnoli siamo dei vagabondi, gli spagnoli siamo dei poco di buoni, gli spagnoli non siamo lottatori, non lavoriamo troppo su noi stessi, non facciamo di tutto per fare in modo che la marca Spagna abbia più valore e riconoscimento fuori, perché alla fine è parte della nostra indole. Vedi bene, gli italiani sono dei grandi marketing, guarda il Made in Italy, loro sì che hanno i coglioni. Oltretutto non uscivano mai neanche dal loro confine, dai loro confini di casa. A noi italiani, che in linea generale non ci ha mai spaventato fin dalla notte dei tempi il fatto di viaggiare, di intraprendere, di vivere da un'altra parte, di intraprendere appunto una nuova vita, dei nuovi business, eccetera eccetera, ci vedevano un po' come quelli con i coglioni, e con i coglioni, con i controcoglioni. Se da una parte questa cosa generava molto rispetto, dall'altra incominciava a generare, vi parlo da decenni fa, da quando poi la Spagna ha aperto un po' le porte a tutti, iniziava a generare un po' dall'inizio invidia sana e poi quell'invidia, come dire, un po' ma rotto anche un porcazzo. Anche sto fatto di essere, come dire, portati su un piedistallo, ma anche da loro stessi, poco a poco iniziò a stancare. Parallelamente al fatto che lo spagnolo e tutto quello che proveniva e che proviene dalla Spagna, poco a poco iniziò ad aumentare di valore. Ma per fortuna per loro come popolo, per fortuna come nazione. E la Spagna passò da essere quell'ultimo fanalino di coda, uno degli ultimi fanalini di coda, nell'ombra, piano piano ad alzare la cresta, ad alzare gli occhietti, ad alzare la testolina e dire ci sono anch'io. E iniziò a farsi valere sempre di più, espandendo, rafforzando, consolidando la marca Spagna sotto tanti punti di vista, a partire dalla gastronomia, a partire dalla cultura, a partire dallo sport, a partire dalle infrastrutture, dalla qualità di vita, che poi magari c'era anche prima, ma non c'era tanto interesse nel farla conoscere. Piano piano la Spagna ha soppiantato, ma proprio di netto, a tanti altri paesi che prima erano intoccabili anche dal punto di vista del turismo. Adesso la Spagna sta diventando uno di quei paesi intoccabili. Quindi, se da una parte l'autostima, per dirlo in poche parole, dello spagnolo e della Spagna è cresciuta, dall'altra parte bisogna dire che questa considerazione per gli italiani chissà è un po' diminuita, proprio per
loro essere più, come dire, aver alzato un po' di più la voce e non vederci più tanto come quell'esempio da seguire di una volta, a parte perché poi con il tempo le notizie che sono arrivate sempre dall'Italia sono nefaste totalmente per quanto riguarda la vita in Italia, le cose che succedono in Italia, il sistema, non stiamo godendo di una grande reputazione all'estero per tutto quello che sta succedendo in Italia, ragazzi, le cose vanno dette come stanno. Mano a mano che passava il tempo e che l'italiano stava lasciando l'Italia dai primi anni 2000 fino agli anni 90, primi anni 2000, proprio per farsi una nuova vita all'estero, spinto anche da allora tanto dalla necessità, no, ma poco a poco sì, sempre più spinto da una necessità di rifarsi una nuova vita e uscire da quel loop di amareggiamento dato appunto dal vostro sistema, dal sistema che avete in Italia. Dico vostro perché io non lo vivo. Che cosa è successo? Come tutte le cose di questo mondo, quando alla fine da un paese inizia ad uscire gente, è come un imbuto. In questo imbuto, nella parte più alta, inizia a buttare così, a grappolo, in questo caso parliamo di persone, a grappolo. La parte sotto dell'imbuto è piccolina così. Che succede? A malincuore lo dico che nella maggior parte dei casi sarà così, io sto parlando Italia-Spagna, Spagna-Italia, dalla parte più bassa dell'imbuto escono quelli bravi, quelli buoni, quelli che veramente vengono qua e sono venuti qua con delle buonissime intenzioni, ma la maggior parte, fino al punto di far traboccare anche la parte alta dell'imbuto, sono quelli che alla fine ti sputtanano, parlando proprio male, ti sputtanano, iniziano a macchiare il nome della comunità, in questo caso italiana, che sta in Spagna, cerca di fare le cose per bene, le cose a regola d'arte, che si fa un mazzo così, un culo così per farsi una buona reputazione. E ci sono attualmente alcune zone circoscritte della Spagna, senza fare nomi, Tenerife, Ibiza, poi ora altre, sinceramente ancora di altri non mi arrivano notizie, ma siamo giù di lì, dove non ci possono più vedere. A Ibiza non ci possono più vedere, isole Baleari in generale no, direi solo Ibiza, non ci possono più vedere da tanto tempo, ma ormai diciamo che l'italiano lì ha un po' schiavizzato l'isola, ma veramente è sotto il dominio degli italiani che rompono il cazzo. L'unica isola dove cioè il feudo italiano è super iper consolidato e lì non si sgarra è Formentera è una colonia italiana, oltretutto ben accetta perché ha portato una economia fantastica. Bisogna dire che da Formentera notizie di gente, anche isolani, gente del posto che si lamenta della presenza di italiani, finora non sono mai arrivate, cosa che non succede da altre parti. A Tenerife ci sono i graffiti su alcuni muri che dicono fuori gli italiani. Non mi voglio neanche immaginare che cosa avranno fatto. Cioè, ti viene da dire, ma che cazzo ci venite a fare? Ma che cazzo volete? Ma perché non ve ne andate in un altro posto? Non mi fate fare i nomi, eh? Ci sono posti dove trovate i vostri simili, dove trovate Fred Flintstone, andate là a fare quelli della preistoria. Giusto appunto, parlavo ieri con un ragazzo spagnolo e un altro amico mio italiano di questo fatto, del fatto che noi italiani sul posto da tantissimo tempo siamo sempre più resti nel relazionarci con i nuovi italiani che arrivano. Non amiamo fare tanto gruppo, tanta associazione, tanta comunella, perché sappiamo molto bene di che peccato pecchiamo, sappiamo molto bene da che parte zoppichiamo. E quindi, dal momento che si contano sulle dita di una mano coloro che vengono e hanno, e non sto parlando di voi che mi seguite, di voi che mi fate tante domande, perché si nota in voi perlomeno la buona intenzione di apprendere delle notizie vere proprio per impiantarvi qua, per fare una nuova vita qua. Quindi io parlo in generale, immagino che viene la gente, cioè qua allo sbaraglio, all'arrembaggio, e noi sappiamo benissimo, ripeto, che sulle dita di una mano si contano coloro che quando trovano un loro compaesano, un loro conterraneo, hanno voglia di interagire in maniera, come dire, leale, onesta, trasparente. Poi ragazzi, bisogna che metta in un 70-80% a
persone della nostra provenienza, nostra nazionalità, mi riferisco nazionalità italiana, che vengono a rompere i coglioni. Ma ve lo dico davvero, vengono a succhiare il sangue come le sanguisughe, a sfruttare, a voler pretendere in due giorni di avere tutta la vita accomodata, di appolparsi a te appena ti sentono che parli italiano, e in H24 vogliono già sapere che lavori ci sono, quanto si guadagna, dove possono trovare casa, dove si mangia meglio, se puoi raccomandarli a qualcuno, a qualche impresario che conosci, se li puoi accompagnare al comune a fare i loro tramiti e non gli dare mai l'indirizzo, perché alle 4 di mattina vengono a suonarti il campanello e a scassarti il cazzo. Proprio a causa di tutto questo, la relazione anche con la gente del posto, con gli spagnoli, è un po' cambiata, perché lo spagnolo ha imparato un po' a conoscerci, non ci vede più già come quel tipo, ah minchia sei italiano, da stimare basta, boh che figo, com'è bella la tua lingua, siete dei grandi, made in Italy top. No, perché poi oltretutto anche il Made in Italy è stato oltremodo, e credo me lo potete confermare, oltremodo contaminato, oltremodo smerdato, e anche qui ci aggiungo proprio sputtanato, e questo Made in Italy adesso è totalmente distorto, e lo sanno, e lo sanno tutti, ma poi proprio perché il fatto che questa reputazione data da dei ceffi, da 3 soldi e 1 lira, è stata anche questa un po' inquinata. D'altra parte il livello, appunto, di accettazione, no, non lo vorrei dire, perché comunque c'è sempre una grande accettazione, ma un livello di stima, ecco, riassumiamolo con una parola, stima, nei nostri confronti è un po' sceso. Non vuol dire che è scesa la stima nei confronti dell'italianità, sono due cose diverse. Il nostro modo di fare è stato un po' macchiato da molti avventori con non buone intenzioni, ma direttamente non direi che sono tutti malintenzionati, semplicemente pesanti, e soprattutto è intollerabile il fatto, e si nota questo comportamento, perché molte volte quando ti incroci con degli italiani tu ti fai da parte e neanche vuoi farti sentire che parli, noti l'arroganza nei posti da 2 giorni che sei qua, questo in Italia non succede, oh, questo in Italia non si fa così, questo, oh raga, ma comportatevi per bene in Italia. Io ci sono stato in Italia, è una vergogna, questo in Italia non succede, ma è peggio quello che succede in Italia. Che comunque sì, c'è sempre quell'espressione, no, ogni tanto, di ah sei italiano, da dove, ah che bella l'Italia, certo c'è sempre, voglio dire, non sto mica dicendo bimbi che ora è tutta una merda, no, ma questa cosa la volevo mettere in chiaro anche per chi magari venisse e si scontrasse con una realtà che pensava che fosse in un modo e poi è in un altro. No, bisogna che inforti gli occhiali, perché adesso sì, cioè sto notando che la mia guancia destra è diventata direttamente un filetto di mucca alla piastra, perché anche per esperienza propria nella zona, lavorando e interagendo con tantissima gente, sempre più spesso in questi anni mi sono sentito dire ah sei italiano, ah sì, ma porca puttana, guarda, ho affittato un appartamento a degli italiani tempo fa, non mi hanno pagato, mi hanno lasciato l'appartamento, una merda, un disastro. Questo sentirlo dire di un tedesco, un olandese, un inglese, per quanti difetti possano avere, nessuno è perfetto ragazzi, ma lo so, in molti casi hanno altre modalità, hanno altri modi, che poi voglio dire, è vero anche che noi ci siamo fatti apprezzare anche per la nostra genuinità e il nostro modo di essere, che magari fosse rimasto in quel modo. Ok, bimbi, mi rendo conto che questo video è stato molto polemico, ma molto molto polemico. Non ve ne abbiate a male, perché non ce l'ho con nessuno in particolare, ma è semplicemente una considerazione che credo che va fatta, perché la Spagna è il mio paese, è il paese dove io vivo, dove ho casa, dove risiedo e dove sento che ho messo le radici, e mi dispiace dire che questa voglia di inciampare con un italiano e dire oh bello, non c'è più come prima. E
ti trovi con qualcuno e ti irrigidisci e mi capisci? Beh, vuol dire, non vuoi rotture di coglione. Poi adesso, quasi 49 anni, meno ancora. Io adesso, rotture di coglioni, zero. Io adesso voglio solo una cosa. Solo una. Triangolo isoscele. Dai raga, suoli. È finita qui la disquisition. Io me ne vado, prendo il treppiedi. Wow, che caldo. Io penso che adesso ci saranno tranquillamente i 25-26 gradi. Guardate quella gente in costume, la vedete? Non so se la vedete, quel signore in costume. Oggi io uscivo da casa, c'era un signore, vabbè sono stranieri, pressoché stranieri, usciva con il bambino con il pallone da spiaggia, lo zaino da spiaggia, vi lascio solo immaginare. Ok, da Las Rotas de Denia è tutto per questa volta, di nuovo è stato un piacere, grazie per vedere i miei video, alla prossima, ciao!